Mi chiamo Andrea Lasalle Simone perché è il nome che mi è stato dato dai miei genitori. In realtà è già una riduzione del nome totale, perché il nome completo sarebbe Andrea Oliviero Laslo De Simone Sacca, come potete immaginare, era un po' ingombrante, quindi qualche pezzo l'ho tolto. Beh, ho iniziato a fare musica da bambino perché avevo un fratello maggiore che canta e suona Nina da Sola adesso in realtà, è da un po' che non sto più suonando con Nina da Sola, ma per moltissimi anni sono stato il suo batterista per 14 anni. Sì, il mio percorso musicale da solista è cominciato casualmente perché diciamo che io l'ho sempre fatto, ma non ho mai pubblicato nulla perché non avevo quell'intenzione lì. Pensavo che avrei fatto il montatore cinematografico piuttosto che andava benissimo, per un po' l'ho fatto. Mio padre è sempre stato un fotografo, che ha però, nel tempo fatto evolvere questa sua prima abilità in altre diramazioni, per cui è diventato regista, già parecchi anni, ha fatto diversi documentari, dai documentari istituzionali, e io sono cresciuto un po' in quel clima lì, da parte di mio fratello maggiore, che è a tutti gli effetti un genitore più vicino a te. Dal punto di vista anagrafico di età, invece ha ricevuto più input musicali, ma soprattutto pratici, molto più che riferimenti nel dettaglio, perché lui proprio diceva: io non voglio suonare da solo, quindi suona e alla fine suona. Dunque, Immensità è un lavoro che si articola su due piani differenti. Un piano è quello della suite musicale, che vuole essere, poi probabilmente lo posso dire a livello personale perché la percezione degli altri, poi chissà che cosa ci legge qualcun altro, ma a livello personale nasce tutto da una riflessione sulla circolarità del tempo, che probabilmente sarà un aspetto più chiaro nel momento in cui sarà presentato il mediometraggio. E dal punto di vista musicale nasce per essere un unico brano della durata di 25 minuti. Il mediometraggio invece è una storia differente, perché durante le riprese di backstage di una parte delle registrazioni, ovvero degli archi che ho registrato a Parigi, ho visto questa violoncellista e ho pensato di seguirla fino alla metropolitana con la telecamera. E da lì ho costruito un po' un'impalcatura, una storia, partendo da questo presupposto, molto improvvisata, sia a livello pratico che a livello di concetti. Per cui adesso sto ancora mettendo insieme tutti i pezzi e presto proporrò questa chiave di lettura e video. Vediamo un po'. Guarda, devo ammettere che è difficile spiegarsi l'affetto, un affetto così sincero e partecipato da parte di un buon numero di persone. Non saprei dare una spiegazione. È la nostra fine, è la nostra.